Adesso possiamo, no, dopo, adesso facciamo gli interventi perché siamo già in diretta sui social, quindi direi che dobbiamo sicure un po' partire. Ma chiederei ai sindaci di mettervi adesso in volto. La casetta. Peccato, la scenografia, ma dobbiamo fare un po'. Ho fatto come dire, ecco. Allora, mantenendo la giusta distanza, tolgo la mascherina anche per permettere poi chi avrà modo di ascoltare quello che stiamo dicendo, di capire anche magari un pochettino di più. Ecco, vedo che siamo in diretta di lì. Sappiamo che è un momento particolare. In questo periodo di pandemia, quindi il fatto di avere questa diretta ci consente comunque di ampliare di molto la platea e forse anche di fare un po' necessità virtù. Un evento di questo tipo avremmo avuto certamente un po' di partecipazione della cittadinanza, ma con il fatto di avere questo video certamente ci sarà chi ci vede adesso in tempo reale, ma anche chi lo rivedrà. Bene, io sono molto contento di salutare i sindaci presenti, siete in molti, le autorità e i rappresentanti anche di SETA e di Consorzio di Bacino 16. Siamo qui presenti oggi perché dobbiamo presentare, celebrare un evento importante per il nostro territorio, quindi la nascita di questo ecocentro. E qualcuno si potrebbe chiedere, ma cosa c'è di emozionante nel presentare e celebrare un posto in cui alla fine si portano dei rifiuti e degli immondizi? Beh, in questi tempi il portare un servizio in più in un territorio che ha sete di investimenti e sì, motivo di celebrazione. In questa giornata, vedete, con questo paesaggio, un po', non dico spettrale, ma quasi nella nebbia, siamo a pochi passi dal Parco del Po, che inizia pochi decine di metri più oltre. E una delle caratteristiche che ha questo territorio in questi giorni è quello del terreno arato, no? Nel periodo invernale, il terreno che riposa in vista della primavera, in vista di portare frutto. E perché porti frutto? Il terreno ha bisogno di acqua e ha bisogno di cura, quindi ha bisogno di essere fertile. È un po' come i nostri comuni, i nostri territori di frontiera, territori marginali, quelli che stanno rischiando lo spopolamento evidente di questi anni, quelli che per poter ripartire, tornare a essere attrattivi, per far sì che la gente continui ad abitare e altri scelgano di venire qui, ha bisogno di portare servizi. Noi abbiamo bisogno, come l'aria, di servizi. Siano essi ecocentri, siano essi reti di trasporto all'altezza, siano servizi scolastici, siano servizi sanitari di prossimità. Se continuiamo a non avere servizi, diventiamo veramente più poveri e questo territorio ne può risentire. Ma l'inversione che vogliamo dare è proprio questa, di tornare a essere attrattivi, anche sicuramente la fase che nasce e si apre a livello nazionale e internazionale, quella per cui ci saranno risorse importanti per i territori, anche marginali, per le famose aree interne, come ci definiscono, devono farci trovare pronti e anche coesi tra di noi, senza star lì a guardare confini alle volte aleatori, per cercare di portare a casa il risultato. Perché quello che è buono per Cavagnolo lo è per Casalborgone, come lo è per Brusasco, un servizio portato a Monteo, un servizio utile per Lauriano e altro. Quindi, davvero dobbiamo essere orgogliosi di questo orgoglio, lo condividiamo con i nostri cittadini, con tutti quelli che hanno voluto far sì che l'ecocentro arrivasse qui. In questo senso ho avuto il piacere di condividere anche il taglio del nastro con il mio predecessore, che ha ottenuto durante quell'assemblea di consorzio di bacino l'individuazione di Cavagnolo come sede. E poi però anche con tutte le persone che hanno fatto sì che questo progetto diventasse realtà. Io mi sono preso l'onore e l'onere di portare avanti la decisione presa e sono davvero molto contento ora di essere qui oggi e di vedere questo servizio che nasce. In questo senso ringrazio molti del consorzio e di SETA, sto per fare l'errore di farvi i nomi perché lo vorrei fare, vedo Casotti per esempio che ho sentito più volte, Casotti come stai? Una delle telefonate classiche che ho sentito in questi anni.
l'architetto Morino che ha seguito il progetto, vedo l'ingegner Franco con cui abbiamo avuto modo di verificare vari aspetti. Non so se c'è Avataneo, l'architetto Avataneo. No. Però io con Avataneo devo dire grazie, perché è proprio lui con cui si è riannodato un percorso iniziato, quindi l'architetto Avataneo che ha ancora un ruolo ovviamente. E poi tutte le persone, vedo adesso il nuovo presidente di Seta Bergamini che adesso interverrà, l'amministratore delegato Rossi, il presidente del consorzio di bacino Anteo Massone e il presidente dell'assemblea dei sindaci Davide Rossi. Mi sa che li ho detti un po' tutti, mi spiace per chi non ho citato. Ebbene, un'altra delle cose belle che mi piace dire, poter dire, è che su questo investimento il territorio intende dare ulteriore frutto, perché non abbiamo ancora iniziato il servizio che già lo miglioriamo. E quindi è previsto, abbiamo già uno studio di fattibilità definito e già un contributo ottenuto da parte dell'ATOR, il centro del riuso che completerà il nostro ecocentro, lo renderà probabilmente quello più con più servizi di tutto il consorzio, perché saremo i primi ad ospitare il centro del riuso, e verrà realizzato appena qua dietro, quindi verrà presentato un permesso di costruire, penso presto, e di conseguenza sicuramente portiamo a casa anche questo ulteriore investimento che qualificherà oltremodo il nostro territorio. Bene, penso di aver detto quello che dovevo, adesso chiederei al presidente di Seta Bergamini di intervenire. Grazie. Grazie sindaco. Brevemente, oggi è un giorno davvero importante. È l'atto conclusivo di un percorso nato parecchi anni fa, che vede però manifestare in concretezza l'impegno della società per portare un miglioramento dei servizi verso i cittadini. Cittadini che possono, da questo punto di vista, avere a distanza, diciamo, ragionevole, un centro di raccolta che si aggiunge agli altri 10 centri già presenti sul territorio consortile. Sempre di più verso un miglioramento della disponibilità di strutture sul territorio. Importante anche perché va verso l'agevolazione a portare a titolo gratuito i propri materiali, quelli che non possono essere conferiti nei bidoni della raccolta, no? Particolarmente gli ingombranti piuttosto che gli elettrodomestici, no? Nei centri di raccolta, anziché, e questa è una piaga che dobbiamo combattere, credo che tutti dobbiamo unirci a combattere contro la piaga degli abbandoni nelle campagne, tutti hanno diritto ad un ambiente pulito, ma ci deve essere l'alternativa comoda. Allora, in questo senso abbiamo anche proposto ai comuni consorziati di un protocollo d'intesa per un pronto intervento sugli abbandoni. Alcuni, e siamo molto lieti, hanno già aderito a questo protocollo, che ci consentirà non solo di intervenire sui materiali abbandonati per fare in modo che non crescano i rifiuti. E cosa nota che i rifiuti hanno la calamita? Dove si trova un sacchetto se ne trovano altri e poi ancora altri, perché diventa quasi lecito ciò che non lo è. Perché si trova la scusa di non avere alternative. L'alternativa oggi c'è, l'alternativa per i cittadini oggi è gratuita e quindi questo è uno strumento importante per combattere anche, per andare contro quello che è la piaga degli abbandoni nelle campagne. Da questo punto di vista non possiamo che essere lieti che i sindaci sostengano queste iniziative anche con possibilità di incrementare il controllo del territorio per tramite di strumenti di videosorveglianza, per tramite di strumenti dissuasivi che ci aiutino a tenere l'ambiente pulito e sempre più i cittadini, diciamo, vicini al nostro mestiere. Ringrazio anche l'amministratore delegato Rossi che è qui presente, perché è stato, il regista di queste iniziative, lo è ancora oggi, e confidiamo che a questo centro se ne aggiungano altri e in un tempo relativamente breve quello di Gassino che abbiamo già in progetto e in fase di sviluppo. Ringrazio ancora e saluto con i migliori auguri. Bravo. Il presidente del consorzio Bacino 16, Matteo Massone. Yeah.
buongiorno a tutti. Come diceva il sindaco, sono Matteo Massone, da poco tempo sono presidente del consorzio di bacino 16, che raggruppa 31 comuni che da Settimo fino a qui, fino a questa parte di territorio, diciamo che è la parte più orientale del territorio, si occupa della gestione e del servizio. Io sono veramente felice di essere qui oggi, perché oggi abbiamo veramente l'opportunità di dimostrare ai cittadini, perché il nostro servizio viene svolto fuori dai cittadini, a che cosa serve da un lato il consorzio di bacino 16 e dall'altra dove vengono e come vengono utilizzate e spese le risorse finanziarie che vengono pagate dai cittadini con la TARI. Molto spesso il cittadino che paga la TARI la vive un po' come, fatemi dire, una vessazione, soprattutto non capisce poi qual è l'utilizzo che di quelle somme viene fatto. Quelle somme vengono ovviamente utilizzate per la gestione del servizio, che è una gestione che, non so se è un dato che molti conoscono, costa 32 milioni di euro all'anno, quindi questo è un po' il costo complessivo del servizio. Non solo per quello, viene utilizzato la TARI, i cittadini viene utilizzata anche per fare questi centri di raccolta, che sono assolutamente fondamentali per garantire un servizio che sia il più possibile vicino, il più possibile efficiente, il più possibile efficace. È importante, secondo me, la mia presenza qui oggi, perdonate l'immodestia, però anche per dare un segnale forte di presenza del consorzio di bacino. Molto spesso si dice, ma i consorzi di bacino tendono a fare gli interessi dei comuni più grandi. Non è così. Oggi abbiamo la dimostrazione che i consorzi di bacino si occupano a 360 gradi di tutti e 31 i comuni, per quanto mi riguarda, dal più grande al più piccolo, e permettete di dire che è un bel segnale per tutti. È importante poi che questo centro di raccolta venga inaugurato oggi, in un momento in cui ci troviamo ad affrontare una pandemia i cui effetti sono molto pesanti per i cittadini. Ecco, che ci sia una presenza istituzionale, anche soltanto di un consorzio di bacino, che magari riesce a far sentire i cittadini meno soli in questa fase, in una fase di difficoltà, lo trovo un segnale molto importante. E poi questa è la prima di una serie di attività di implementazione dei servizi che il consorzio di bacino farà. Ha già detto il sindaco Gavazza che oggi inauguriamo il centro di raccolta. Nel corso dell'anno faremo un centro del riuso, che ha evidentemente la finalità di evitare la produzione del riuso. Abbiamo in programma di fare ulteriori investimenti tutti i comuni del consorzio di bacino. È già stato detto il centro di raccolta di Gassino, abbiamo un programma, abbiamo richiesto dei finanziamenti alla regione Piemonte per fare degli altri centri del riuso, ad esempio il comune di Settimo. E qui mi sento di fare un ringraziamento pubblico alla regione Piemonte, perché proprio qualche giorno fa è stata approvata la legge regionale che ha mantenuto i consorzi di bacino, che in una versione originaria della legge 1 del 2018 erano stati eliminati. Invece questa amministrazione, a mio modo di vedere, del tutto condivisibilmente, ha ritenuto di mantenere in vita i consorzi, perché ha ritenuto che i consorzi svolgano una funzione fondamentale per la cittadinanza, cosa che è assolutamente condivisibile. E quindi anche qui questo sistema andrà avanti ancora per tanti anni e spero con sempre maggiori successi. Mi unisco ovviamente anch'io ai ringraziamenti che ha fatto il sindaco Gavazza, che ha puntualmente individuato tutti i soggetti che hanno avuto parte per la realizzazione di questo centro di raccolta e che anch'io ringrazio personalmente. Ringrazio tutti voi per la presenza e lascio la parola al sindaco. Grazie. Grazie Presidente, adesso chiederei all'amministratore delegato di Seta, signor Rossi, di descriverci un po' più nel merito le attività che si potranno svolgere all'interno di questo ecocentro, quindi la tipologia di servizi attivi. Tra coloro che ho ringraziato c'è anche Mauro Sperpone, che è un po' l'ufficiale di collegamento di un po' tutti noi, quindi grazie Sperpone. Buongiorno a tutti. Allora, questo centro di raccolta è un'area che secondo la normativa fa parte del sistema integrato di raccolta dei rifiuti, in cui si possono portare, i privati cittadini possono portare
tutti i rifiuti che per ragioni dimensionali o ragioni di chimiche, quindi non possono essere messi nei cassonetti. Quindi parliamo di, come è già stato anche detto, gli ingombranti nelle varie frazioni, legnosi, piuttosto che ferrosi, piuttosto che elettrodomestici, parliamo di sfalci e potature, parliamo di rifiuti inerti che arrivano da attività fai da te, quindi da attività che si svolgono in casa o un piccolo artigiano che svolgere nelle case dei cittadini, e parliamo dei rifiuti pericolosi, piccole quantità di vernici, oli, file, batterie e quant'altro. Siamo su un'area di circa 2300 metri quadri, che è un'area importante per un centro di raccolta di comuni di queste dimensioni. Abbiamo previsto un servizio per tutti i giorni, quindi il centro sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Poi abbiamo in programma, a livello di consorzio bacino, di fare delle rotazioni tra i centri di raccolta per garantire anche delle aperture domenicali. A rotazione, ma insomma, magari una volta al mese sarà anche aperto in una piccola fascia oraria domenicale. Fuori abbiamo l'elenco di tutti i rifiuti che possono essere portati. Il centro sarà presidiato da nostro personale, quindi lo faremo direttamente con risorse, con persone di SETA. Il centro funziona che i cittadini vengono, magari qualche volta potranno anche dover aspettare un attimo, se c'è già un certo affollamento. Il nostro personale individua e indica in quali cassoni deve essere messo il rifiuto, e l'utente si farà carico di collocarlo all'interno dei cassoni che vengono individuati. Quando i cassoni sono pieni, il nostro personale comunica, evidentemente secondo le nostre procedure interne, il riempimento del cassonetto e del cassone, e vengono mezzi appositi che raccolgono e portano via tutto il materiale. Tutti i materiali vengono portati ai pianti di trattamento, evidentemente secondo le singole frazioni, tutto quindi viene recuperato, sia come materia, sia laddove non sono materiali omogenei, subiscono i trattamenti per comunque portarli con le fasi. Se avete qualche domanda particolare, tecnica, organizzativa sulla gestione dell'ecocentro, bene, se no vi passo volentieri la parola. Aggiungo che l'ecocentro sarà anche dotato di impianto di videosorveglianza. So che l'ingegner Franco adesso è già in contatto con la ditta, quindi la rete del punto di videosorveglianza, oltretutto anche in rete col sistema che abbiamo qui a Cavagnolo. È già là, perfetto. Benissimo, c'è già la telecamera piazzata, quindi anche un discorso di sicurezza, anche per evidente evitare possibili abusi o utilizzi non corretti. Bene. Adesso, dopo che abbiamo ascoltato i rappresentanti dei consorzi di SETA, chiederei ai rappresentanti delle istituzioni di intervenire. Evito i sindaci che però sono presenti, e come prima ringrazio assolutamente. C'è il rappresentante però del Parlamento, quindi Carlo Giacometto, che può intervenire. Onorevole, grazie. Intanto grazie per l'invito, ringrazio l'amministrazione in carica per questa iniziativa, ringrazio l'amministrazione precedente, perché scommettere o chiedere ai propri concittadini di condividere la scelta di individuare sul proprio territorio un impianto, questo non è un impianto particolarmente complesso o impattante, ma comunque chiedere la condivisione ai propri concittadini di avere sul proprio territorio un impianto è certamente il segno di un'amministrazione che vuole fare il governo del territorio in maniera seria e competente. Questo secondo me è un fatto importante, che mi fa tornare in mente alle discussioni che in questo momento stiamo affrontando anche in Parlamento rispetto ad impianti molto più complessi, che dovranno risolvere problemi che in questo nostro Piemonte ci traciniamo da troppi anni, pensando evidentemente all'impianto
Eurex di Saluggia, che dovrà trovare una sua fine finalmente con l'individuazione di un deposito unico nazionale per le scorie nucleari, che non sono solo le materiale che è stato dismesso rispetto alla chiusura delle centrali attive fino agli anni degli anni 80, ma è anche tutto il materiale sanitario che viene prodotto negli ospedali per curarci molto veramente, per fare le diagnosi che sono propedeutiche alle cure cui tutti noi dobbiamo sottoporci laddove ne abbiamo bisogno. Pertanto il fatto, dicevo, di avere un'amministrazione o delle amministrazioni che rispetto a temi complessi come quello di far condividere un territorio, una scelta che va in una prospettiva più ampia, non di breve periodo ma di medio e lungo periodo, che guarda al futuro delle prossime generazioni, è certamente un fatto importante che ci tengo a sottolineare stamattina. Poi ringrazio evidentemente tutti i sindaci, perché rappresentano piccoli comuni di questo territorio che, come ha detto bene il sindaco Gavazza, devono poter avere una vocazione. Lui ha citato alcuni esempi, devono poter avere una vocazione perché devono continuare ad essere territori in cui le persone ci vivono, lavorano e continuano a far prosperare questi territori. Purtroppo negli ultimi anni le cosiddette aree interne hanno subito spopolamenti, lo vediamo in tutti i nostri comuni, chi più chi meno. Evidentemente la presenza su questi nostri territori di impianti, di servizi, come sono stati i tempi chiamati, è un prerequisito affinché anche i nostri comuni non si spopolino. Quindi ringrazio evidentemente anche tutti i sindaci per il lavoro che fanno quotidianamente nelle loro amministrazioni comunali, un lavoro difficile, lo so, facendo anche io l'amministratore comunale, vedendo da vicino quello che avviene nei nostri comuni. Poi ringrazio evidentemente il Consorzio di Bacino 16 e la società SETA, perché a fronte di una bollettazione, diceva il Presidente Massone, di circa 32 milioni di euro, a noi fa molto piacere che una parte di queste risorse che vengono prelevate dalla fiscalità generale, cioè dalle tasche dei cittadini, ritornino sul nostro territorio in servizi come questo. Ci farebbe piacere evidentemente che tornassero sempre in maniera maggiore, e questo credo che sia un po' in linea con quello che diceva il sindaco Gavazza in termini di servizi per appunto territori che sono stati definiti lembo est, o alcuni direbbero malamente marginali, ma che devono tornare ad essere un luogo dove ciascuno di noi può costruire il proprio futuro. Quindi ringrazio ancora tutta la cittadinanza anche presente, perché comunque al di là della giornata un po' uggiosa è un momento importante per queste nostre comunità, e auguro a tutti buon lavoro. Grazie. In rappresentanza della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte, abbiamo due consiglieri in carica, quindi abbiamo Gianluca Gavazza e Alberto Betta. Quindi Gianluca per tutti e due, oppure fate due parole per tutti e due, direi che abbracciate un po' tutto. Beh, arrivati a questo punto vuol dire che tutto ha funzionato fin qua, vuol dire che chi aveva degli obblighi e dei doveri li ha svolti come dovevano essere svolti. Io innanzitutto ringrazio tutti i cittadini che in questi anni hanno pagato la Tari, ringrazio i sindaci, perché poi i sindaci che hanno fatto rispettare queste cose, perché chi come noi è stato nei consigli comunali conosce la difficoltà per arrivare a questo punto. Quindi oggi il plauso va a tutti. Dico una cosa personale, ma non proprio. Oggi per me è un giorno, diciamo, particolare, sono particolarmente felice di essere qua, ma anche perché 20 anni fa feci un percorso con il direttore Bergamini, e quindi lo trovo qui e sono felicissimo di vederlo in questa veste e poter condividere queste cose. Dico un passaggio come al solito, poi mio cugino Andrea poi domani mi chiama e mi sa, ma non importa, sarò di pronto a. Ecco, io oggi ringrazio Arianna, che è una bambina, che è qua, una ragazzina che è qui con noi, perché l'importante di queste cose, noi dobbiamo dare un segnale a loro. Vi dico un aneddoto. Nel 1970 venne a Torrazza e Piemonte un insegnante supplente, e a noi bambini di 7 anni, seconda elementare, disse una cosa che sembra banale oggi, ma all'epoca non lo era. Dice: quando andate in macchina con il papà,
dite che il deflettore non serve per buttare fuori la sigaretta, ma serve per il circolo dell'aria nell'auto. Ecco, quindi noi oggi, secondo me, dobbiamo iniziare da Arianna, dobbiamo lasciarci oggi e domani iniziare a pensare, fino ad oggi è funzionato tutto. Tutto qua, bello, benissimo, grazie a tutti. Da domani dobbiamo iniziare a fare un ragionamento con quelli più giovani, per educarli. Dobbiamo educarli al rifiuto, educarli che non basta andare solo alla festa degli alberi, bisogna anche poi andare alla festa di quello che gli alberi, fatemela passare, il mobile che quell'albero lascia da lì a qualche anno. Quindi io ringrazio di nuovo tutti, lascio una cosa dicendo che con questa legge 88 che questa settimana col consigliere Aletta abbiamo fatto in consiglio regionale, l'obiettivo è che per il 2025 arrivare a un peso pro capite di rifiuto indifferenziato non superiore a 125 kg. Quindi va da sé che l'importanza di questi ecocentri. Quindi grazie a tutti e buona continuazione. Grazie. Gianluca, sicuramente, ti ringrazio anche Arianna e lascio la parola ad Alberto Aletta, consigliere regionale. Sì, grazie, no, la farò breve perché è già stato successo tante cose, tutte molto condivisibili. Io mi unisco al ringraziamento ai sindaci, mi fa molto piacere, essendo lo Stato, vederli qua riuniti dal capo squadra, qua, dall'ospite, Andrea, che riesce sempre a coinvolgere in modo molto significativo e molto coinvolgente, scusate il bisticcio di parole, i colleghi. Però questo significa che qui c'è un territorio e sotto questo profilo è un territorio unito e coeso, questo non può che essere come dire, molto apprezzabile anche da parte di chi in questo periodo rappresenta le altre istituzioni. Dico questo perché su un tema come l'ambiente, noi, il Parlamento può fare il suo lavoro, la Regione può fare il suo lavoro, ma è chiaro che i sindaci svolgono un ruolo fondamentale, lo svolgono su tante altre questioni. Ma su un tema come l'ambiente, il sindaco non ha solo il ruolo di esecutore di legislazioni che gli piovono dall'alto, dalla Regione e dallo Stato. Ha un ruolo, può svolgere anche un ruolo importante dal punto di vista proattivo, cioè di iniziativa. Io credo che Cavagnolo, che Andrea, insieme a tutti voi, questa mattina rappresenti bene questo tipo di impostazione, cioè è utile, è importante che i sindaci, così come è avvenuto nell'elaborazione della modifica legislativa a cui ha fatto riferimento il collega Gavazza, è utile che i sindaci siano proattivi, cioè che indichino quali sono le esigenze, le istanze del territorio e le portino, insomma le facciano proprie e cerchino in ogni modo di fare in modo che le istituzioni superiori le facciano propria. Così è avvenuto con questa legge. Noi abbiamo, devo dire, credo che l'amico Gavazza questo ce lo riconosca, pur dall'opposizione, io sono vicepresidente della Commissione Ambiente, abbiamo fatto un lavoro dal nostro punto di vista, abbiamo dato un contributo, io credo, costruttivo ad aggiungere alcuni correttivi a quella riforma legislativa, rispetto alla quale evidentemente avevamo posizioni che partivamo da posizioni diverse, però credo che sia stato fatto un buon lavoro anche dal punto di vista nostro. Credo che non mi stavi ascoltando, però lo ripeto, credo che il vicepresidente Gavazza ce lo possa riconoscere, è stato fatto un lavoro costruttivo. Oggi questa legge ce l'abbiamo e siamo nelle condizioni, la Regione nelle condizioni di stare a fianco dei territori per far applicare in modo più utile e più efficace possibile nell'interesse dei nostri cittadini. Quindi io mi unisco davvero ai ringraziamenti, soprattutto ad Andrea, perché Andrea è un sindaco, quando sono arrivato ha già messo in pista altre idee, quindi insomma Cavagnolo, Uberal, siamo tutti qua a fare i complimenti per le sue iniziative, nonostante abbia delle sensibilità politiche non esattamente sintoniche con quelle di suo cugino. Però non è detto, perché le cose si stanno evolvendo anche molto in fretta a livello nazionale, quindi può anche darsi che le cose possono cambiare anche qua. Grazie. Grazie. Grazie.
stanno arrivando. Io mi aggancio adesso alla battuta finale di Alberto, perché è bello prendersi i meriti, questi sapete che io sono anche abituato a condividerli, e penso che questo sia sotto gli occhi di tutti, e soprattutto anche con gli altri sindaci, perché parliamoci chiaro, adesso portiamo a casa un gran servizio, quello dell'ecocentro, che cambia anche un po' il modo di vivere la gestione del rifiuto per tutte le famiglie. Speriamo che tutti impariamo davvero a usarlo, l'ecocentro. Ma parliamoci chiaro, i cittadini hanno un problema chiamato Tari, e quindi deve essere una tassa giusta, una tassa equa, tassa commisurata a quello che poi effettivamente il servizio reso. Questo è l'impegno di tutti. E tra l'altro noi ci mettiamo, oltre che la fascia, anche la faccia. E quindi mi rivolgo agli sindaci che hanno condiviso la scelta l'anno scorso, un po' impopolare, quella di ridurre i passaggi dell'indifferenziato, che però porta una prospettiva, quella di aumentare veramente la quota di differenziata. Quindi quel famoso motto con cui è nato il porta a porta, quindi più differenzi e più ti si riduce la Tari, deve essere una garanzia, una realtà. Per i cavagnolesi quest'anno stiamo per approvare un bilancio che vede una riduzione della spesa per i rifiuti. È un inizio, probabilmente lo inizieremo a vedere tangibile dalle bollette della Tari quest'anno. Sto dicendo cose rischiose, perché sappiamo benissimo che certe cose poi bisogna poterle mantenere, ma la volontà politica dei sindaci, penso di poter dire anche dei consorzi e della società, è quella anche proprio di volgere verso una riduzione del costo, no? Quindi più riusciamo a differenziare, più abbiamo un costo inferiore appunto della Tari. Quindi con questo auspicio, per cui sicuramente qualcuno avrà messo una sottolineatura che mi ha veramente resa tra qualche tempo, ma speriamo tra qualche tempo di poterla rendere e testimoniare come realtà. Grazie a tutti e buona giornata.